benvenuti nella seconda parte del TG Sport, del mondo dello sport del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione Friuli Venezia Giulia, delle notizie del mondo dello sport nazionale e internazionale. Da Friuli Nord-Est, Radio Uno Stampa Radio, come al solito il vostro presidente Marco. Nella seconda parte vi legge i risultati di tutto il weekend, di tutto il mondo dello sport, come dicevo, regionale, internazionale e nazionale. Le prime notizie sono di calcio. Andiamo a vedere quali sono le notizie di calcio. Beh, non è difficile ricordarsene dei risultati, ma io ricordo sempre tutti. Venerdì sera c'è stata il primo anticipo di Serie A, dove il Milan ha vinto 2-1 contro la Roma, vincendo a San Siro fino al 95esimo, l'ultimo gol se è stato. Invece la Bundesliga 0-0 tra 1996 e Borussia Dortmund. Vittoria invece del Nizza in trasferta a Lione, vincendo 1-0 nella Ligue 1. Invece nella Liga Spagnola 0-0 tra Getafe e Real Valladolid. 2-1 per il Bar contro Real Sociedad. Invece il Villarreal ha perso contro il Girona per 1-0. Pareggio invece per anticipo di Serie B per la terza giornata di campionato. Scusate, secondo o terzo, non mi ricordo bene. Seconda. Palermo 2-2 contro il Cremonese. Andiamo a vedere i risultati di sabato. Anticipi. Bologna al Stadio dell'Ara ha perso 3-0 contro l'Inter. Invece Parma ha cercato e ha recuperato, diciamo, la partita, ma è andata a perdere. Ha perso 2-1 contro la Juventus, in crisi però la Juve, anche se ha 9 punti, ma non la vedo proprio bene. E invece nella Bundesliga, seconda giornata di campionato, Asburgo pareggia 1-1 contro Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen perde in casa contro Wolfsburg per 1-3, Francoforte perde in casa contro Werder Bremen 1-2, Hoffenheim ha vinto contro Friburgo per 3-1, 1-1 tra Homburg e Mainz. Invece il Bayern Monaco a Stoccarda ha vinto in trasferta per 3-0. Invece andiamo a vedere nella Premier League. Il Liverpool è andato a vincere all'Leicester City per 2-1. Pareggio tra Brighton Albion contro il Fulham 2-2. Il Chelsea di Sarri ha vinto 2-0 contro il Bournemouth. Crystal Palace ha perso in casa contro il Southampton per 2-0. Invece Everton ha pareggiato 1-1 contro Onsell. West Ham ha perso contro Won Brown per 1-0. Il Manchester City di Guardiola invece ha vinto 2-1 contro Newcastle di Benitez. Nella partita invece della Liga Spagnola è stata rinviata dai sinasti per Rayo Vallecano contro Atletico Bilbao. Invece vittoria della Celta Vigo 2-0 sull'Atletico Madrid. Invece vittoria del Real Madrid 4-1 contro il Leganés per 4-1. Partita invece della Serie B. Il Carpi ha perso 1-0 contro il Cittadella. La Spezia ha vinto contro Brescia 3-2. Il Padova ha vinto il derby Veneto contro Venezia per 1-0. E partita rinviata a dato di segnarsi tra Cosenza e Hellas Verona, che doveva giocarsi alle 18:15, invece è stata rinviata per colpa di un campo completamente non praticabile, completamente sabbia, cioè un campo bruciato dal sole, non mantenuto bene. Ecco. Invece andiamo a vedere altre cose, solo per dirvi della Eredivisie, la vittoria del 6-1 del Paris Eindhoven contro Willem, mamma mia. Notizia invece di ieri. La prima era l'anticipo della domenica alle 18. Giocava Fiorentina Udinese, vinta dalla Fiorentina 1-0. Poi invece le partite di ieri sera: Atalanta Cagliari 0-1, Chievo Verona contro Empoli 0-0, Lazio Frosinone 1-0, Sampdoria Napoli 3-0. Con un bellissimo gol di Quagliarella di tacco l'ex napoletano. Poi
Sassuolo 5-3 sul Genoa e 1-0 tra Torino, Spagna. Bundesliga 1-1 tra Lipsia e Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, ecco, Düsseldorf. Invece 0-2 per l'Hertha Berlin in trasferta al Schalke 04. Nella Premier League l'Arsenal è andata a vincere in trasferta a Cardiff City, vincendo 3-2. Il Manchester United ha vinto 2-0 anche sbagliando il rigore di Pogba. E vittoria invece per il Watford, 4 su 4, prima in campionato della Premier League, vincendo contro il Tottenham, 2-1. Liga Spagnola, 2-2 tra Levante e Valencia. Deportivo Avala contro Espanyol 2-1. Barcellona ha vinto 8-2 contro Busquets, Huesca. Invece 1-0 nel derby sivigliano tra Real Betis Siviglia e Siviglia. Invece risultati di Serie B: Pescara ha vinto 2-1 sul Livorno, Crotone e Foggia 4-1, Lecce Salernitana 2-2. Perugia, Ascoli 2-0. E nella R-Division, come sapere, parlano anche del calcio olandese, 4-2 per Watford, no, Watford, scusate, Feyenoord, l'Ajax ha vinto 4-0 sul Vitesse, e Asmara ha perso invece, per 3-2. Ma andiamo a vedere altre cose, altri risultati. Non ci sono programmazioni per stasera, invece c'è l'Italia femminile che giocherà contro Belgio alle ore 15, 17, invece 5 pomeriggio, domani sera, pomeriggio sera. Invece risultati di ieri, non solo di calcio, andiamo a leggervi anche, come dicevo, la gara vinta da Ieda Hamilton. Su davanti a Raikkonen e Bottas, fischiatissimo Hamilton e soprattutto Bottas che ha fatto rallentare Raikkonen, rovinando così anche il battistrada delle gomme di Raikkonen. Invece nella Vuelta, come dicevo, King, l'americano, ha vinto davanti a Mollema e Twence. Invece andiamo a vedere che cosa c'è di programmazione, anzi di partite giocate, dove c'è l'MLS, il calcio americano e canadese, vittoria della DC United contro Atlanta United per 3-1. Come dicevo, l'US Open di tennis si giocheranno questo pomeriggio sera, US Open maschile e femminile, dove abbiamo già i risultati del Potro, si è qualificato vincendo per 3-7-0 e 2-7-0 della Stephen, che vince il quarto turno contro la Mertens, la belga. Invece domani, come dicevo, le qualificazioni mondiali femminili di fase gironi per Belgio e Italia, dove l'Italia giocherà in Belgio alle 17. Nel quarto turno maschile, dicevo, per domani giocherà Roger Federer, del Potro giocherà contro proprio Irnes per il quarto di finale, e Nadal giocherà alle ore 17 contro l'austriaco Thiem. Invece nel quarto turno giocherà anche la Sharapova, la russa, contro la spagnola Suarez nella UEFA femminile, e nella quarta di finale giocheranno la Stephen contro la Sertova, la Lituania, e la Serena Williams giocherà contro la Pliskova domani. E domani, oggi c'è il turno di riposo per la Vuelta di Spagna, si gareggerà domani, partendo dalle 1:21 ora italiana, da Salamanca a Fermolesse. Fermoselle per la decima tappa. Bene, da Marco è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, buon inizio settimana a tutti voi e vedremo.
avremo novità domani con un'unica puntata del TG Sport. Grazie a tutti voi da Adobe Giornalist, R1 Stab Radio, vi ringrazio. Chi vuole scontare dopo c'è la puntata post partita di Fiorentina Udinese, minuto 91. Grazie a tutti voi e, come dicevo, buon proseguimento e viva lo sport. Ciao a tutti!